Il paesaggio nelle storie di Sebastiano Vassalli. Il romanzo Stella Avvelenata, Edizioni Einaudi 2003, narra la storia di Leonardo Sacco, un giovane chierico che nel 1491 lascia il suo paese, Casale Monferrato, alla volta di Parigi, per frequentare l'università. Il viaggio, ricco di pericoli e brutti incontri, avrà ben altra destinazione, la mitica Atlantide. Questo breve passo segna l'inizio dell'avventuroso cammino. L'aria era fresca, quasi fredda, e il paesaggio in cui si muoveva il nostro chierico, camminando di buon passo, era il più bello che si potesse immaginare. A destra, alta sull'orizzonte, c'era la montagna che da sola domina questa parte d'Italia, il Monte Rosa, con la sua corte di montagne minori. A sinistra, avvolte da una luce dorata, c'erano le colline del Monferrato con le loro vigne, i loro boschi, i loro villaggi stretti, ognuno intorno al suo campanile. Sebastiano Vassalli, Stella Avvelenata.